Anticipazioni uomini e donne. Maria De Filippi perde le staffe e attacca Maurizio. È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dell'attenzione, come sempre, c'è stata Gemma e con lei anche il terzo Maurizio. La puntata si è infatti aperta con la Galgani, che ha passato la serata insieme a Maurizio, che non è Guerci, né il cavaliere che scrive poesie. Sono stati molto bene insieme, ma Gemma è delusa. Infatti ritiene che il cavaliere sia in trasmissione soltanto per visibilità. Maurizio infatti gli aveva fatto fare un quadro da un suo amico pittore, che simboleggia la loro breve relazione, e poi si è alterato con lei perché non ne ha parlato in puntata. Da questo la Galgani deduce che lui abbia solo voglia di mettersi in mostra. A confermare questo presentimento è anche il fatto che Maurizio ha inviato una sua foto a petto nudo a Maria. Quest'ultima però spiega che è stata tutta una cosa giocosa dal momento che lei aveva chiesto una foto del genere anche ad Alessandro, che però aveva rifiutato. A questo punto Maria De Filippi è andata su tutte le furie e ha attaccato Maurizio e anche la sua omonima, sostenendo che tutto sia fatto di proposito per parlare di loro in puntata. La conduttrice crede che Gemma abbia ragione e che anche la vicenda del quadro faccia parte del piano per far parlare di loro. La De Filippi crede che al cavaliere non interessi nulla né di Gemma né di nessuno, ma voglia semplicemente il suo momento al centro dello studio. A questo punto interviene Tina per dire che si assume lei la responsabilità di mandare via Maurizio dal programma. La conduttrice ad ogni modo decide di mandarlo via, ma lo fa uscire per un confronto prima con Gemma e poi con Maria. Si passa poi a Giancarlo e Angela, che sono stati insieme. Alessandra è furiosa perché aveva prenotato per 2 giorni un albergo con Giancarlo. Quest'ultimo però, visto che doveva andare da Angela, ha lasciato Alessandra all'ora di cena. Lei allora è stata da sola e dice a Giancarlo che vuole interrompere la frequentazione perché è d'accordo che lui frequenti altre donne, ma non in maniera così rispettosa. Alla fine, dopo qualche titubanza, Alessandra chiude con Giancarlo. Si parla brevemente di Sophie, che è uscita con entrambi i corteggiatori, e Maria ha chiesto a tutti i membri del parterre chi sceglierà la tronista secondo loro. È probabile che non manchi molto alla data fatidica. Si passa ai nuovi tronisti. Per loro arrivano svariate ragazze e alcune rimangono lì, anche se ovviamente non è ancora arrivato il momento delle esterne. Si torna a Maurizio perché Maria De Filippi invita Gemma a vestirsi in maniera provocante e andare dietro le quinte con lui per sedurlo e vedere come si comporta. Maurizio non sembra interessato e dice che per baciarsi bisogna essere in 2. La conduttrice fa fare la stessa cosa a Maria, che sembra coinvolgere di più Maurizio. La De Filippi fa rientrare il cavaliere in studio con le sedie della scelta per chiedergli chi vuole continuare a frequentare. Lui è indeciso e vuole prendersi del tempo. Si passa a Veronica Ursida, che dopo essere stata nominata più volte ultimamente, arriva in studio e ha un confronto con Armando. Al centro dello studio si siede anche Gero, che sta frequentando Claudia e Licia. Il cavaliere decide di interrompere tutto per via della presenza dei figli, scatenando subito l'ira di molti presenti. È il turno di Riccardo e Roberta. Al centro dello studio si siede però anche Alessandro, perché la di Padua lo sta frequentando. Subito Guarnieri si innervosisce, anche perché quella stessa mattina aveva contattato Roberta per dirle cose molto profonde e speciali per lui. Riccardo esce dallo studio e Roberta lo insegue. La dama chiarisce che c'è rimasta male perché non si vedevano da 15 giorni e quando si sono incontrati lui l'ha solo abbracciata e di conseguenza non lo sente passionale come 2 anni fa. Riccardo fa una rivelazione e dice che se Roberta si sta innamorando vale lo stesso per lui. Maria chiede a Riccardo di scegliere Roberta e uscire, ma Guarnieri dice che non se ne parla. La puntata si chiude con Nicola e Patrizia. La loro frequentazione va benissimo
e Nicola spiega che la dama potrebbe essere la donna della sua vita. Voi che cosa ne pensate? Credete che Maria De Filippi avrebbe dovuto subito cacciare Maurizio dalla trasmissione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.